abbiamo per la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, in merito agli odori sgradevoli che si sentono ogni mattina, ha presentato l'ennesima denuncia. Inoltre ha lanciato un invito ai cittadini, ossia quello di denunciare sempre quando avvertono i miasmi. Secondo la prima cittadina, se oltre alla sua arrivassero 1000 denunce, l'azione sarebbe più forte. Infine sottolinea che quel sito lavora sotto sequestro. Probabilmente vanno riviste le quantità che arrivano e come vengono lavorate. Ho fatto sia io che la mia giunta l'ennesima denuncia. Ho sempre detto, se tutti i cittadini di Battipaglia seguissero il nostro esempio e ognuno ogni mattina fa una denuncia per i miasmi sul compostaggio, probabilmente se arrivassero 1000 denunce al giorno in procura dai noi, sicuramente l'azione sarebbe più forte che la sola denuncia del sindaco di Battipaglia e oggi anche della giunta di Battipaglia. Ma ve lo dico veramente, dateci una mano anche voi, fate ognuno di voi una denuncia, non costa niente, è zero, non manca una marca da bollo. Fatela, andate dai carabinieri e la depositate. Visto che quel sito lavora sotto sequestro, il problema è, voglio dire, è andare al di là di quella che è la figura del sindaco, del vice sindaco, ma come avevo detto già nell'ultimo incontro con il magistrato, probabilmente vanno riviste le modalità. Ho visto che hanno messo i teloni nuovi, perché ogni tanto mi vado a fare un giro con Armando, a farmi un giro la settimana scorsa, e praticamente vanno riviste le quantità che arrivano, il tempo di stazionamento, se azionano tutte le cose antiodorigine. Visto che è sotto sequestro, questo lo chiediamo alle autorità giudiziarie di controllare.